Siamo sul terrazzo di Palazzo Re, una sorta di belvedere privato della famiglia Re con il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro per l'inaugurazione di stanze, mostra curata da Umberto Palestini. Dieci anni fa la prima edizione con Francesco Mastromauro assessore alla cultura e quest'anno invece come primo cittadino ha voluto di nuovo inaugurare questo, e aprire al pubblico questo spazio meraviglioso. No, dici bene Giuliana, dieci anni fa eh, nacque questa idea da una serie di coincidenze. Io mi ero insediato da poco, come ricordavi tu, come vice sindaco e assessore alla cultura dell'epoca, e conobbi eh, Rossella e Luigi Re, proprietari di questo palazzo che è stato edificato sul torrione, uno dei torrioni della Giulia del, della fine del Quattrocento. Con loro pensammo di aprire al pubblico questo, questa dimora, ma non bastò perché l'amico Umberto Palestini, all'epoca era il direttore del, dell'Accademia delle Bere Arti di Urbino, con il quale, al quale mi lega un'amicizia ormai consolidata. Con Umberto eh, venne, ci venne l'idea, ma soprattutto venne a lui l'idea, di. Eh, Riempire queste stanze di un eh, allestimento di arte contemporanea, arti visive. Venne realizzata in una settimana, quella prima esperienza. Fu un'esperienza stupenda che consentì di raggiungere un duplice obiettivo, quello di eh, aprire appunto alla. Frequentazione di tutti, questo palazzo meraviglioso, stupendo, e le stanze di questo palazzo, nel contempo di ammirare quella sensibilità che promanava da tutte le opere che, grazie ad Umberto Palestini, furono allestite, esposte in questo spazio. Nel 2005, l'anno successivo, ripetemmo questa esperienza. Eh, io ho ricordato prima, nella, durante l'inaugurazione, come c'è una immagine che in me è sempre presente. La Proiezione sulla parete nord di questo palazzo di un video di Matteo Fato, che è uno degli artisti presenti sia nella prima che nella seconda edizione, e questa volta, a distanza di dieci anni, si compie questo trittico di questa, questa esperienza così affascinante che quest'anno è stata aperta con un video sulla tragedia, sul terremoto di L'Aquila. Io. Debo ringraziare di nuovo Umberto Palestini e la famiglia Re, quindi Rossella e Luigi che ci consentono di riproporre questa esperienza così affascinante, questo connubio fra il passato e il presente e tutte quelle sensibilità che albergano nella nostra società e che vengono espresse attraverso l'arte ma anche attraverso il ricordo. Grazie. Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura del comune di Giulianova Pierangelo Guido Baldi in questo posto meraviglioso con alle spalle il panorama di Giulianova Antica. Eh, Signor Assessore, una domanda eh, che suona un po' come una curiosità. Lei crede che questa inaugurazione eh, che in qualche modo... Eh, inizia anche con il suo mandato alla cultura sia eh, di buon auspicio nella misura in cui si porterà avanti questo progetto per una nuova primavera? Beh sì, immagino di sì. Certamente questa idea è stata ricreata dal sindaco di Giulianova che l'aveva già sperimentata dieci anni fa. Non ci siamo eh, lasciati sfuggire l'occasione. Ed è per questo che l'abbiamo riproposta con forza perché riteniamo che Giulianova nel suo insieme, ma in particolar modo la città, il centro storico, abbiano da dare molto non soltanto ai cittadini stessi, ma anche ai turisti che la visitano. Palazzo Re, stanze. Dopo dieci anni dalla prima edizione, di nuovo la regia di Umberto Palestini: con una frase di ampia suggestione, Vedi adesso, allora. Eh, sì, vedi adesso allora è la terza parte di questa trilogia che possiamo considerare trilogia che parte sul tema dell'ospitalità nel 2004 nel 2005 amicizia come antidoto prendendo spunto da una riflessione molto importante di Anna Arendt adesso è vedi adesso allora nel senso che eh, dal punto di vista emozionale dal punto di vista del tempo dopo dieci anni a Palazzo Re di nuovo l'occasione di riguardare uno dei luoghi più belli della nostra città di Giulianova É... inframmezzata con il mistero, la bellezza, le inquietudini, le domande, le risposte in alcuni casi che l'arte vuole dare alle problematiche contemporanee. Eh, si caratterizza fondamentalmente per essere un luogo magico eh, dove le rispondenze estetiche sono davvero significative, ma al di là dell'estetica ci sono alcuni punti secondo me sostanziali che vanno rilevati. Eh, All'inizio c'è una profonda riflessione sul terremoto Dell'Aquila, eh, in alto eh, c'è eh, un monito, ci sono tre quadri molto belli, di, eh, a mio avviso, di. Marco Neri eh, che ci segnalano il pericolo delle trivellazioni nel mare. Eh, noi auspichiamo che il nostro mare venga preservato. Eh, L'ultima cosa: nel, nei sotterranei c'è un'immagine spettacolare di Maurizio Anselmi, un light box che racconta anche la storia, eh, in qualche modo ancestrale, dei nostri luoghi. Due pastori eh, come due piccoli puntini dentro un paesaggio meraviglioso che sembra l'Anatolia. Questo per dire Dire che abbiamo dei luoghi magnifici, dobbiamo rispettarli, dobbiamo amarli. Forse l'arte può essere un modo per far conoscere questi luoghi a tutti e far sì che queste magie possano essere apprezzate da tutti quanti. Quindi eh, amore nei confronti della bellezza, ma anche nei confronti della verità. Questa mostra è anche l'occasione per aprire uno spazio magnifico a tutta la cittadinanza, e sarà aperta fino al 14 di settembre, dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.